Bentornati, siamo sempre in vostra compagnia e quest'oggi come vi avevo anche preannunciato ci dedichiamo a qualcosa di costruttivo, di positivo che possa eh, allietarci, allietare noi e anche chi ci sta accanto ovvero il fattore estetico. Eh, apparire o sentirsi meglio, più belli o più belle è lecito, estremamente lecito anzi a volte è doveroso in un contesto sociale e fa bene anche allo spirito perché ci si ricarica in questo momento a volte tutto l'insieme delle situazioni situazioni che ci circondano indurrebbe a chiudersi in se stessi a deprimersi eccetera a trascurare certi aspetti che invece è importante non trascurare il tutto anche in un'ottica preventiva e lo diciamo sempre eh, vita sana salubre alimentazione corretta movimento ma anche attenzione a quella che è la nostra copertura quindi la nostra pelle la cura eh, dell'aspetto esteriore può giovare moltissimo e aiuta nei rapporti interpersonali senza alcun dubbio noi sempre cerchiamo di avvalerci dei migliori professionisti nel settore per darvi le informazioni più trasparenti e concrete possibili, per darvi una mano e per aiutarvi. E quest'oggi è qui con noi per parlare di medicina estetica e di tutto quello che è il contorno necessario, perché non basta rivolgersi a un professionista così a caso, quello che magari eh, conviene di più, chiedere un certo tipo di intervento sulla base di un'imitazione di un modello simbolico che si ha in testa poi pensare che tutto sia sistemato assolutamente no, ci vuole la preparazione ci vuole un post, ci vuole un professionista serio, qualificato che sappia utilizzare nella giusta proporzione anche determinati strumenti ed ecco qui con noi ben arrivato il dottor professor Giovanni Calabrese che è chirurgo maxilofagico dottore, maxilofagi dottore. Eh, che è chirurgo massillo facciale, medico estetico, quindi grazie di essere qui con noi, così ci aiuterà anche a comprendere meglio certe dinamiche. Ben ritornata a Daniela Andolfo, estetista visagista specializzata Buongiorno. di Daniela Studio. Ben grazie. arrivata qui con noi, grazie di essere qui, che ci supporterà perché più volte abbiamo fatto anche il post interventistico e anche con vostra richiesta abbiamo dato delle spiegazioni molto importanti per fare dei correttivi fondamentali. Correggere cosa? Cos'è che chiedono tanto e soprattutto qual è il suo ruolo fondamentale da che cosa parte? Perché lei poi si è anche avvicinata alla medicina estetica partendo da una professione che è anche molto impegnativa. Sì, guarda, io parto e arrivo, diciamo provengo dalla chirurgia maxillo-faciale, mi sono sempre interessato di, della chirurgia all'interno della bocca e ancora adesso me ne interesso. Cioè per me eh, quando guardo una persona è vedere il viso di una persona nel suo insieme. Negli ultimi tempi, eh, ai pazienti che mi chiedevano determinati tipi di terapie, eh, davo anche delle terapie da un punto di vista estetico. Cioè, oggi ci sono i pazienti che, siccome, come diceva lei Alessio, sei sempre più alla ricerca di un qualcosa di sempre più bello, l'apparire. Quindi il, il fatto di avere un bel sorriso, un sorriso bianco, eh, essere senza ruga, avere delle belle labbra, avere un viso che eh, appare più giovane, magari anche di quello che siamo, è diventato un qualcosa di molto determinante per eh, ed, è una, che... ed è un qualcosa che è in, in netta crescita. Siamo in un periodo di crisi ma il benessere, l'estetica, l'apparire bello è qualcosa che per il eh, quale le persone fanno un sacrificio sì, ma ci tengono in modo esatto, particolare sì. e aiuta anche lo spirito poi tra l'altro si sente meglio eh sì. in qualche modo si dà anche, anche da un fare punto fare di vista per... psicologico si sente aiuta. molto più aiuta molto uomini e donne, Io dico anche uomini, Però, è vero? ormai il 50% uomini e 50% uguali non c'è più prima erano più donne adesso secondo me tutti, cioè le, sì. Ecco, dottore, una cosa molto importante è capire e comprendere la serietà del professionista. Eh, è un discorso che facciamo spesso anche quando altre volte abbiamo avuto l'opportunità di avere la signora Andolfo qui con noi e ci teniamo anche a farlo con lei, perché se ne parlava anche prima fuori onda, le persone magari a volte allettate da mete più lontane, da prezzi più convenienti, eccetera, si vanno a fare dei lavori e poi i risultati pesano. E, li vedi, e si vedono tra l'altro quanto è importante il professionista quanto è importante anche tra l'altro lo strumento che viene utilizzato quindi materiale ah, impiegato ma guardi è importantissimo perché oggi purtroppo io lo sto dicendo anche in altri campi ho fatto anche un'altra intervista poco tempo fa con un'altra sua collega cioè eh, in un momento di crisi si è alla ricerca in tutto di andare a eh, prendere le cose con un prezzo più basso possibile. E invece secondo me noi dobbiamo tener conto della qualità delle cose. Soprattutto quando si parla di anche di salute per la sua. Soprattutto per quanto riguarda la salute. Cioè, io voglio dire, se qualcuno di noi sta poco bene e va in ospedale, in ospedale cerca di avere il meglio sia in campo di diagnostica che in campo di professionalità. Ma perché in altri campi come può essere il campo odontoiatrico, l'estetico, vi dicendo, oggi si va alla ricerca estremamente di un prezzo basso, perché è vero che le cure costano care, però noi dobbiamo andare alla ricerca di una qualità. In campo estetico, se io uso un filler, un riempitivo, che ne so, dell'Hallergan, che è una delle case più grosse al mondo e più collaudate al mondo, comunque ha un costo e da quel costo non posso è un costo che è uguale in tutta Europa. Quindi, Assolutamente, questo è fondamentale, e poi ci sono i costi aggiuntivi. Della dopo ci sono i costi aggiuntivi, c'è il costo del professionista. del professionista, ma mi devo rendere conto di andare da un professionista che sappia fare le cose. Ecco questo è fondamentale, lo stesso vale per poi quello che è successivo o propedeutico all'intervento perché eh, dopo sentiremo anche cosa ne pensa il dottore, è inutile andare a farsi un certo tipo di intervento se magari la pelle non è pronta a riceverlo, non è stata preparata e se poi magari successivamente non ci sono dei piccoli ritocchi che lo rendono più smagliante, no? <ride> Cosa dice? Eh, io cosa dovrei fare? Ripeto esattamente quello che il dottor Calabrese ha detto, quindi la qualità innanzitutto, la qualità ha un suo costo, il professionista... E purtroppo siamo anche, io capisco tante volte c'è una confusione generale e si considera professionista chi magari anche non lo è. In realtà come si può definire un professionista e perché eh, approcciare in un certo altro, modo esatto. a determinate, eh, eh, diciamo, determinati servizi estetici o di medicina estetica? Io penso che il professionista si riconosca non tanto da YouTube, quanto da Facebook, quanto da internet, quanto da quello che può essere una consulenza dettagliata, quindi una conoscenza vis-à-vis -vis con questa persona, deve essere assolutamente un addetto ai lavori, quindi deve avere una formazione che permetta di informare l'utenza, quindi di informare il cliente e, e naturalmente, dare prova della sua conoscenza, come? Dando informazione appunto al cliente e dando anche nel dettaglio, magari, una prova pratica di quello che è la sua formazione. E detto questo, un po' una parentesi generale, ne parliamo tante volte, l'abbiamo detto tante volte: e, quando si cerca un determinato servizio, è importante non eh, prescindere mai dalla qualità del servizio stesso. Per quanto riguarda la preparazione in campo estetico per la pelle, quindi per stare bene, come lei giustamente inizialmente in premessa diceva, è molto importante non trascurare mai l'idratazione della pelle. Questo naturalmente è importante per la quotidianità, diventa ancora più importante quando ci approcciamo a trattamenti estetici più mirati, quindi un tipo di servizio più dettagliato, più specifico. Ecco quindi il discorso che chiaramente corre con il professionista formato, preparato, dove è estremamente importante che la pelle riceva in un certo modo quel tipo di servizio. Parliamo di dermopigmentazione. Il dottore aveva cominciato il discorso appunto relativo alla medicina estetica, quindi poi sicuramente ecco, bene. però io trovo che questi due diciamo, questi due tipi di servizi siano assolutamente in sinergia l'uno con l'altro. Se la mia pelle è idratata e preparata, potrò ricevere per quanto mi riguarda un pigmento nel modo migliore, potrò anche trattenerlo nel modo migliore. E quindi una durata e un risultato E quindi la durata okay. il risultato estetico, quindi visivo, ma la durata nel tempo e mi troverò sempre una pelle elastica, quindi sempre una pelle che nel tempo non andrà a far sfiorire quel lavoro che io, quindi in questo caso un impianto che io ho potuto applicare. Assolutamente. Mm. Ecco, torniamo appunto al discorso degli interventi di medicina estetica. Cosa sono, quali sono e quali non sono? Quindi anche per capire eh, i primi approcci come possono essere, che tipo di esiti possono dare, di soddisfazione, di gratificazione. Ma guardi, per oggi stanno, noi parliamo essenzialmente di problematiche. Che sono rivolte soprattutto a quello che dicevo prima, al ringiovanimento. Quali sono in questo momento, se non vogliamo, arrivare a dei, eh, degli interventi che sono estremamente di tipo chirurgico, parliamo solo di esatto. medicina estetica, quindi sono degli interventi non invasivi. Quindi, per quanto riguarda il terzo medio superiore del viso, per esempio, eh, moltissimo eh, grandi soddisfazioni ci dà l'uso della tossina botulinica che in Italia è ancora poco usata eh, infatti, rispetto ad di altre diffidenza. zone del mondo per esempio. Per quale ragione, dottore? Ma c'è molta diffidenza perché qualcuno ha parlato di paralisi muscolare, di eh, tossina botulinica che è, ha delle controindicazioni di vario tipo. Il problema è che se viene usata da mani esperte, che individuano il muscolo eh, specifico sul quale andare a usare la tossina botulinica in dosi che siano estremamente ridotte, i risultati sono eccezionali. Negli Stati Uniti c'è un aumento estremamente, eh, una, un consumo di tessuta botulinica che è di 30-40 volte superiore in percentuale rispetto che da noi per ogni singola persona. Questo per quanto riguarda il, la tossina botulinica. Terzo a medio inferiore del viso, oggi con i filler, con i riempitivi di vario tipo, soprattutto con i filler di tipo acido ialuronico, cioè. riesce a fare delle cose che sono estremamente eh, che ci danno dei successi grandi, delle belle cose, senza grandi controindicazioni, ecco, sì. sempre usando qualcosa di buona qualità. Ecco, questo è fondamentale, altrimenti ci possono essere... Ci delle, possono essere le le controindicazioni con infiammazioni della, 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 della pelle, con degli accumuli eh, di materiale che non viene riassorbito bene e che ci forma proprio delle zone... Eh, di, per dirla proprio di infiammazione, che ci portano ad avere dei, eh, sicuramente non un successo, ma delle problematiche abbastanza grosse, usando, ripeto, soprattutto dei materiali che non sono all'altezza. Eh, cosa deve sapere la, il paziente? chiamiamolo il paziente cliente eh, in questi casi? Cioè, che cosa dovrebbe, di che cosa dovrebbe essere informato? Cosa deve chiedere al medico? Per quello sa, che deve chiedere al medico, è esattamente medico. che tipo di materiale eh, gli viene impiantato perché? E che siano dei materiali, ce ne sono, cioè uno basta che si informi, oggi abbiamo internet a disposizione, su ognuno di noi può andare. Eh, ci sono i pazienti che addirittura in altri campi della medicina che vanno a vedere il farmaco, oggi è alla portata di tutti, va su internet e trova, e trova di tutto. I, i, le case che forniscono eh, materiali eh, di qualità eh, certificata sono ben visibili a tutti, eh, sono, basta andare, se uno va in una farmacia italiana... Che certo, ne so, in centro a Padova, senza fare nomi, sotto l'università e chiede la tossina botulinica. In farmacia hanno solo la tossina botulinica che è certificata e che è di è una certa qualità. Se lo può andare anche a comprare il materiale, volendo assolutamente, è no, importante appunto la qualità del prodotto: è la che qualità viene... del prodotto, poi certo. non è solo. La qualità del no, prodotto, eh, perché mano. se no c'è anche la mano del professionista. Infatti, questo è l'altro aspetto, un professionista che sappia quello che, che sappia fa, quello perché che altrimenti si sono visti dei lavori, si esatto. sono ben presenti, mal fatti. Quanto è la durata di un, magari di un intervento di questo tipo? Guarda, gli interventi di medicina estetica di questo tipo, che sono non invasivi, cioè parlo di riempitivi, di tossina botulinica, di filler in generale, durano mediamente dai 6 agli 8 mesi. Poi a seconda di quanto eh, no, di, di, con che periodicità lo fa il paziente, questo tempo si, normalmente si allunga. Quindi la prima volta è più corto, si riassorbe prima, più si va avanti e più eh, il, il tempo di riassorbimento diventa superiore. Però normalmente è tra i 6 e gli 8 mesi. Successivamente decorso il termine, la situazione è migliore di prima oppure c'è un rilascio dei tessuti, quello che anche molti chiedono, soprattutto persone magari che hanno anche una certa età. Che... No, soprattutto in quelle. Beh, se noi seguiamo. Il problema è il seguire i pazienti, il seguire i pazienti anche in accordo Beh. con le persone che fanno anche a... il loro <ride> lavoro. E quindi se noi usiamo l'impianto su una pelle, su un, eh, un, io parlo soprattutto del viso, che viene preparato e che costantemente viene seguito, sicuramente non si, non si va in peggio, ma si va sempre in meglio. Perfetto. Allora torniamo su questo aspetto e parliamo anche di dermopigmentazione che è molto importante, quindi eh, dare anche così, una, una veste estetica migliore, magari partiamo dagli occhi, perché no occhi, sopracciglia e vediamo l'intervento eh, di medicina estetica, quindi con questi eventuali filler che possono essere eh, innescati ma in che termine e come e poi un correttivo eh, diciamo così estetico vero e proprio di pigmentazione. Come può essere fatto? Lo facciamo subito dopo la pubblicità tra poco. Allora, vediamo di eh, preparare la situazione, quindi parliamo di dermopigmentazione, ovvero, e qui chiedo però per la precedente, dottore, se magari un occhio è un po' spento, ha bisogno anche di, sì, di essere un po' <ride> pigmentato dal punto di vista così, eh, un po' di, di carne, come se ci fosse un po' di carne, eccetera, può essere anche un correttivo estetico di supporto a un eventuale ulteriore intervento da parte Ma vostra? Ma sicuramente qua. sì, cioè, allora. Noi stiamo parlando sempre di interventi di tipo non invasivo, quindi sì, noi sì, con determinati tipi di tecniche, per esempio con l'aiuto della tossina botulinica, riusciamo ad innalzare il sopracciglio, riusciamo a togliere le rughe del contorno occhi, ma poi chi con l'aiuto, con l'ausilio del, del, delle loro tecniche riusciamo a rendere anche un qualcosa di molto più, di molto più bello senza dover poi andare a fare interventi eh, che quando diventano eh, essenziali e, e che bisogna farli per forza, tipo una blefroplastica bisogna farla se abbiamo una palpebra che è completamente cadente. Ma lì abbiamo... diventa, allora diventa, diventa funzionale, è un discorso eh, diverso. È un discorso diverso. Qui invece stiamo parlando Ma... di cose molto più fattibili, esatto, più molto più fattibili e, eh, e anche non invasive, proprio fattibili da, da tutti i punti di vista. E allora che cosa si può fare? Cosa si può fare? Intanto ringraziare il dottor Calabrese perché diciamo che fa capire quanto sia importante, cioè non è un aiuto da poco. Io sono, lo dico umilmente, nel senso che tante volte il nostro lavoro è ben valutato da persona che lo porta via, lo porta a casa e quindi ne è contenta. Poco conosciuto però purtroppo anche da molti medici nei confronti dei quali. Noi abbiamo bisogno d'aiuto, nel senso che è molto importante per noi comunque avere anche una valutazione, tante volte previa, diciamo previo trattamento, nel senso che comunque anche semplicemente con la compilazione di un consenso informato, eh, se ci sono de determinate problematiche, è bene che sia poi il medico a dare la sua risposta. Ebbene, anche eh, avere una risposta in questo caso molto importante quando, appunto, una cliente ha fatto, per esempio, un intervento agli occhi, anche l'applicazione la, la, cioè la, la, eh, di una tossina. della tossina. In questo caso, è importante perché chiaramente cambiano le tempistiche, eccetera. Quindi, chi va come dermopigmentatore, in questo caso nel mio caso. Poi a tatuare, quindi a eh, impiantare il pigmento per rendere un sopracciglio più evidente, per ricostruirlo, per creare una sfumatura, è bene sapere chiaramente che questa paziente o, questa, o questo paziente ha fatto questo tipo di intervento. Detto questo, sono meravigliosi i lavori che ne escono che da queste sinergie. Quindi quando io ho una persona che eh, mi si presenta con uno sguardo triste dove non c'è una cornice, una cornice al viso importante, quanto può essere un sopracciglio, per esempio, è eh, bellissimo vedere come la struttura, pur rimanendo la stessa, cambia in realtà perché comunque mettiamo in evidenza quello che non si vede. E nel momento in cui andiamo a eh, lavorare, non, lav non lavoriamo solo sotto un punto di vista prettamente estetico, tante volte lo facciamo anche per cercare di risolvere o aiutare in determinate situazioni quali. Per esempio nel caso di una lopecia parziale o totale, mi capitano tantissime di queste situazioni. E posso proprio dire, ricollegandomi sempre al dottor Calabrese, che anche dal punto di vista psicologico. Se ne trae un beneficio, cioè eh, la persona sì. eh, eh, dà una, ti dà una soddisfazione anche sotto il punto di vista psicologico. È come se eh, rimparasse a volersi bene, perché comunque tu vai a ridefinire qualcosa che non c'è più. Parlando in generale invece di dermopigmentazione, possiamo dire che è un trattamento assolutamente specialistico. Che si realizza eh, per mano di professionisti competenti, quindi validi, professionisti che si sono formati ritorno all'inizio in un certo modo e che, con l'ausilio di pigmenti certificati, parlando del viso di tipo quindi minerale, eh, mh, abbiamo appunto la possibilità di andare a ricolorare determinate aree le aree forse più conosciute ridefinirle e ricolorarle anche mi spiego e è forse sicuramente più conosciuto sotto un punto di vista assolutamente estetico quindi il famoso eyeliner quindi la ridefinizione la definizione del rigo palpebrale la sfumatura in un sopracciglio che appunto è meno evidente oppure dove i peli sono molto chiari quindi non si vedono o addirittura ricostruzione quindi quando non c'è il sopracciglio vedi caso di alopecia eccetera Oppure nel caso di una eh, ripigmentazione, ecco perché dicevo colorare, per esempio di una, di, una, di una mucosa, se io devo ricreare un vermiglio, cioè una eh, linea del labbro che non esiste più perché è stata, mi passa il termine, mangiata nel tempo, cioè non c'è più. Eh, è una cosa, è un tipo di lavoro, però tante volte eh, devo andare proprio a ricolorare un labbro, una mucosa che non si vede tanto, quindi in questo caso si parla di vera e propria colorazione. Quando dai delle, dei significati di tipo estetico a questo lavoro può sembrare che il tutto possa essere anche superficiale e che conti poco. Diventa molto più importante quando si va sicuramente a trattare determinate problematiche quali per esempio appunto di nuovo la lopecia e Quindi la successiva anche un intervento chirurgico e successivo chi ci, all'intervento agli interventi appunto di chirurgia estetica quali per esempio l'autotrapianto. Oppure nel caso di una vitiligine, ecco che devo fare colorazione, ecco perché il termine è molto importante, devo fare colorazione, cioè riportare, diciamo, rivisitare quello che è un incarnato che non esiste più o in parte, diciamo, si è deteriorato. E naturalmente il compito dell'operatore è quello di essere molto tecnico, cioè di stabilire con quale attrezzatura lavorare perché una non fa l'altra, con quale tipo di pigmento lavorare, il pigmento deve essere assolutamente certificato, ha una sua scadenza, avere anche una certa conoscenza, che non è cosa da poco, di quello che è il, diciamo, la storia dei colori, perché quando vado appunto a, pianta, a impiantare un pigmento, cioè a metterlo all'interno, dello strato cutaneo, naturalmente io avrò una sinergia o disinergia tra i colori che sono già presenti all'interno del mio incarnato, ognuno di noi al suo quindi ci conoscere. sono tantissime cose da conoscere, tutto questo discorso che chiaramente riporta a, a discorsi che non finirebbero più perché il lavoro è molto complesso, molto richiesto esistono le consulenze per dare la spiegazione individuale sulla problematica che il cliente presenta si definisce quindi che tipo di rapporto creare con la cliente nel, o col cliente in che senso, stabilire che cosa il cliente vuole, poi chiaramente l'operatore darà eh, il suo punto di vista naturalmente. La fattibilità, la o, meno, fattibilità o meno sempre, nel senso che non tutti i lavori sono possibili o comunque di ottima riuscita, anche questo è importante dirlo. E la consulenza è sempre importante, previo appunto, previo eh, servizio, quindi previo trattamento, perché da modo anche di conoscere eventualmente l'inevitabile capacità, al, cioè il fatto che il cliente possa sottoporsi a un trattamento sopportando un po' o sopportando per niente. Altra cosa molto importante, secondo me, è quello che eh, riguarda poi la, la parte. Eh, che rimane sempre nel campo estetico, però diciamo che va a toccare altri tipi di problematiche, per esempio l'incapacità di vedere della persona. Quando io non trucco molto, non mi trucco molto, però non riesco a vedere, voglio essere presentabile a una problematica, a quel punto sfrutto il, la dermapigmentazione per poter avere un buon allineamento per esempio del mio occhio, quindi una buona simmetria, una buona profondità, una, buona, una bella cornice a livello del sopracciglio senza più dover prendere il mio pennello in mano rischiando anche magari di perdere molto tempo e quindi anche quindi di, poi magari di non avere la capacità di, real, di realizzare quel trucco che è adatto a me in questo certo. caso ecco. Una volta dottore che si fanno questo tipo di eh, cornici no? è possibile eh, riempirle? Eh sì <ride> e per quindi farci una eh... Si stava parlando proprio del contorno, del ridisegnare per esempio ah, di un contorno di un labbro eh, che comincia bravi. a cadere sempre di più e a svuotarsi sempre di più. Diventa importantissimo avere il contorno, ridisegnare il contorno di un, di un qualcosa, in questo caso di un labbro, che dopo si può andare a riempire. Che dopo Lo... si può riempire, oppure prima si riempie e poi si fa il contorno. Oh, Cos'è cos meglio? Io preferisco riempirlo dopo. Preferisco prima che facciano il contorno e dopo riescono. Siccome sono uno eh, che arriva da una certa storia, come dicevo prima, e quindi non, no, eh, se vedo una bella bocca può avere dei denti, per esempio, bianchissimi, ma avere un labbro che risulta spento. E quindi se noi il labbro lo, gli facciamo un contorno e lo riempiamo, ma lo riempiamo senza che si vede, non il canotto insomma, non il canotto, la cosa. lo dobbiamo riempire rifacendo un labbro come quello che poteva essere, cerchiamo di farlo Vabbè, eh, il più vicino insieme. possibile a quello che era il labbro iniziale del paziente. Ecco, la combinazione del nostro eh, fare con il fare del, dell'estetista, va bene? Eh, è un qualcosa che ci può dare dei risultati che sono veramente incredibili ecco, senza, senza l'uso dell'intervento chirurgico. Ecco, infatti questo è molto importante. Tutto questo senza dover ricorrere alla chirurgia, in senso senza che è più do... invasiva, quindi che a volte può. Ma, ma può guardi, ridurre. oggi quello che riguarda la medicina estetica è un campo noi per esempio in, in quella che è la chirurgia del massiccio facciale e anche la chirurgia onotoiatrica man mano che andiamo avanti con gli anni che qualcuno per esempio o, o perché quelli che perdono i denti di più quelli che perdono i denti un po' meno ma la forza di gravità tende a farci scendere sempre di più quindi il nostro viso diventa ecco oggi per esempio esistono dei farmaci eh, da iniettare, dei, chiamiamole sempre un qualcosa attraverso una, una, una medicina che non è invasiva, che ci portano di nuovo ad avere un, iper, un ipertono del muscolo. Addirittura. E quindi noi per esempio riusciamo a fare un, eh, un, lasciatemi proprio, un lifting non chirurgico senza dover operare il paziente. Quindi noi iniettando nei punti giusti, nei determinati muscoli che sono quelli che tendono a farci perdere tonicità allora, del viso, a fare in modo che il muscolo ritorni ad essere ipertonico un'altra volta. Con dei farmaci che sono dei farmaci che non hanno controindicazioni. Eh, infatti dicevo cioè, non hanno controindicazioni. No, guardi, sono, stati, sono stati usati da 30 anni a questa parte in altri campi della medicina vengono usati attualmente ancora in questo campo e quindi problemi da questo punto di vista non ce ne sono, sono ampiamente certificati. L'importante è eh, che vengano usati da mani esperte eh, perché bisogna questo. inserirli nel, nel punto giusto, giusto, nel punto giusto e con, le, eh, eh, con delle fasi successive che sono ben eh, eh, regolarizzate quindi nei, nel primo anno di vita a distanza di un, ogni mese e mezzo due mesi bisogna rivedere il paziente ah ecco quindi anche la costanza è la nel... costanza ma come in tutto eh. no, questo lo so voi lo date per scontato però non sempre la eh, costanza diarci. soprattutto in uh, estetica in medicina ma anche nell'estetica in generale anche in quello che fanno loro la costanza è un qualcosa che diventa molto importante. Sempre. Eh, infatti, perché lo stesso eh, sì. tipo di intervento a parte vostra richiede la preparazione. Io lo faccio, della pre... faccio un esempio sempre, lo faccio per gli uomini, ma soprattutto per le donne. Va bene. Le donne che vanno dal parrucchiere, che si fanno il, la tinta, il colore, le mesh, cioè, ci devono andare con costanza, perché sennò dopo un mese e mezzo, due mesi, si vede assolutamente sì. È la stessa cosa infatti, stessa cosa. soltanto che non lo si dà. Allora, magari dal medico estetico uno ci va meno, ma ci va, con, ci va ogni 6 mesi, due volte all'anno, ma in, nel, nel frattempo è andato un'altra tre volte da, da, nel centro di estetica a farsi trattare la pelle infatti, questo è importantissimo assolutamente, è certo che è importante e aiuta la qualità ma anche è del risultato ma come mai è così difficile? è un concetto eh, così difficile? è un fattore da... culturale più che altro penso che sia un fattore culturale probabilmente sì a questo punto però è chiaro che poi insomma la realtà la dice chiara nel senso che chi tratta con costanza il proprio viso, la propria pelle in generale parliamo anche in generale poi è chiaro che nel dettaglio le mani, il viso sono sicuramente le zone di noi che appaiono di più quindi, Infatti. più messe in luce, ecco perché è anche molto importante preservare la nostra umidità della pelle, e quindi, quindi l'idratazione quindi trattarla, io non posso parlare di cura perché non sono un medico però parlo di trattamento parlo di beneficio, parlo di prodotto domiciliare, parlo di servizio all'interno della cabina, quindi non solo di uno nel studio. centro ma anche a casa per continuare parlo poi. anche di quanto è importante che poi la domanda è sempre quella quanto durerà questo trattamento quanto durerà, dipende anche dalla costanza che tu potrai cioè sarà un supporto per me importante La tua costanza, quindi quanto idraterai la pelle, quanto, quanto non la esporrai esageratamente al sole, se non, e questo vale per entrambi, so, per entrambi i settori: è, no, è normale che sia così. Mm -hmm. Più io espongo la pelle, senza dovuta, naturalmente, dovuto riparo che è dato dalla, eh, dalla, dal prodotto solare, in questo caso di protezione, più sarà facile che io perda o rovini eventualmente o Sbiadisca un lavoro di dare pigmentazione, ma penso che la stessa cosa valga appunto sicuramente per la medicina estetica, quindi per i filler. Assolutamente. Torniamo a parlare anche di questi argomenti tra pochissimo: pochi secondi. Allora, allora no, appunto stavamo discutendo, che anche era interessante fuori onda, che certe abitudini di trattamenti estetici, di cura per se stessi, per la propria salute, che poi giustamente anche il dottore diceva: anche la dieta è importante, eh. anche questa è fondamentale per avere un bel aspetto per mantenerlo, sono più eh, diffusi e radicati a livello culturale in paesi che noi consideriamo lontani da noi a volte definiamo del terzo mondo tipo non so, tutta l'area mediorientale che sta crescendo esponenzialmente da cui peraltro lei viene anche recentissimo proprio fresco, anzi caldo 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 caldo, 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 caldo da due che, giorni Eh, che non da noi cioè lei che cosa ha riscontrato in queste realtà? sono delle realtà intanto sono delle realtà multi-hating eh, con eh, un'enormità di popolazione che arriva da tutto il mondo ma soprattutto con delle realtà probabilmente avranno un'influenza soprattutto di tipo asiatico, dove la cura del corpo e la cura del benessere è, un è, è un, di tipo è culturale. Da noi sta arrivando, ma sta arrivando, noi siamo una popolazione che quando ci accorgiamo vorremmo avere tutto e, e subito, subito senza, senza, senza fare sacrifici per avere allora questo è uno dei motivi per cui io dico sempre che è bene affidarsi a, a, a professionisti ma che eh, a persone anche che abbiano una certa eh, una rete di collaborazione perché posso, è, può, può esserci il medico estetico il, 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 il chirurgo della bocca che ti fa i, i denti belli e te, te li sbianca l'estetista che ti prepara la pelle il medico eh, nutrizionista, noi tante volte vediamo eh, delle persone che hanno tutto un certo tipo di abitudine alimentare, con una pelle che è di un certo tipo, magari che fumano 20-30 eh, sigarette esatto. al giorno e che poi vorrebbero avere una pelle bellissima, solo perché magari gli riempi una ruga oppure gli, gliela rilassi con la tossina botulinica, non è? Cioè il, il, il punto deve essere un punto di partenza che prevede tutta una serie per di metodi. Per poter avere un esito prolungato nel esatto. tempo, assolutamente, questo è fondamentale. Sicuramente sì. Eh, dottor, un'altra domanda, poi passiamo subito anche alla signora Andolfo. L'età. Eh, ci sono stati anche degli interventi da parte delle spettatrici che ci chiedevano ma eh, l'arrivo della menopausa può essere il momento meno indicato, o più indicato? Quale età eh, il riempitivo può essere oppure i 30 anni, i 35 anni? Che per alcune eh, donne, anche per quanto giovani, c'è già la prima ruga, il successivo magari ad aver avuto dei figli possono avere anche una vita abbastanza impegnata. Ma prima lei... ruga o aspettare la cosa un po' più consistente? Ma io credo che non è. Cioè indubbiamente l'età potrei dirle che un'età indicativa potrebbe essere dai 35 ai in su, ma il problema è quando prima parlavamo di una questione psicologica, eh, che è fondamentale. allora che diventa fondamentale. Eh, facciamo l'esempio con una chirurgia estetica che rende di più. Se una persona di 20 anni. Ha un naso bruttissimo, ma perché non se lo deve fare a 20 anni? O a 15, o a 16, o a 18? Che ne so? Va bene? A 18 anni, cioè, se da un punto di vista psicologico gli risolve il problema, gli ha risolto le orecchie a sventola. Faccio un esempio, quindi ho portato all'estremizzazione del, del discorso. Il, gli interventi in medicina estetica si fanno in, 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 in un'età che è compatibile a quello che tu puoi cercare di risolvere e quindi dipende, poi è, è soggettivo da persona a persona. Assolutamente, eh, infatti. Sì, però non è vero che iniziare tardi sia meglio che non iniziare un pochino prima, delle volte anticipare è meglio. Anticipare è meglio, io, tante volte Penso è meglio. Non che il dottore sia d'accordo con me in questo. La stessa cosa vale per, uh, per quello che riguarda l'estetica, prima iniziamo l'adolescenza per esempio. È un periodo molto indicato per cominciare con le piccole pulizie del viso, con la quotidianità nell'uso della detergente e del tonico e, e poi pian piano anche le altre cose, quindi trattamenti più mirati magari, e, che ne so appunto sempre riguardo alla arma qualcosa che possa darmi un pochino, accendere magari lo sguardo e, e anche semplificarmi la vita alla fine, perché comunque non sto lì. Delle volte ecco posso, se posso dire una cosa, mi è stato chiesto. Sa, eh, il costo del, della dermopigmentazione è troppo alto. Io mi sono presa un piccolo spazio di tempo, che poi tanto piccolo non è stato, e ho voluto fare un conto acquistando una matita e un mascara in un anno, quanto tempo, cioè quanto sarebbe stato il costo di quella persona per questa matita e questo mascara. Certo, infatti, ecco qui vediamo per esempio dei. Degli interventi che sono. Ah, fattibili. bene, ecco, questa sì, questa ecco qua. Abbiamo una, una signora, in questo è il caso una signora truc, ehm, truccava, quindi disegnava con, le, con la matita le sue sopracciglia. In realtà c'è un problema di atrofia dei bulbi piliferi, quindi la possiamo vedere proprio come fosse una lopecia, La vedremo poi se manderanno eh, in onda successiva. anche le altre immagini. Struccata, quindi ho completamente struccato. E la vediamo quindi nella sua realtà, okay? cioè senza assolutamente un pelo. Lì abbiamo ricostruito il sopracciglio. Ah, fanno già vedere la fine del, in bidimensione, vediamo il lavoro appena eseguito, di conseguenza. Però si vede il cambiamento, il cambiamento. È un ve lavoro vede. in bidimensione quindi con un, un doppio utilizzo di, di colori, naturalmente un doppio utilizzo anche di aghi, quindi aghi un pochino più spessi, aghi magari più sottili, proprio per tirare fuori questo sopracciglio, quindi non renderlo un lavoro piatto. Ripeto, appena fatto, quindi c'è poi la vaselina e tutto. Mi dispiace che non l'abbiamo vista nella condizione invece che. Vediamo in cui se riusciamo a caricare anche l'altra palma le... la signora. Esatto. Ecco. Prego. No, lo dicevo, volevo chiedere, al dottore, ma dottore, da quella foto lì eh, c'è la possibilità di fare ulteriori... Eh sì, da quella che foto... Lo lì, che la vedevo che le guardava con sì, particolare le guardavo attenzione. La guardavo in maniera particolare, eh. perché lì per esempio c'è la possibilità di ridurre... Quelle due rughe Le laterali due del... in maniera consistente, eh. infatti, la ah, in signora maniera... ha questo problema della glabella molto presente. E con il disegno che lei faceva appunto nel suo sopracciglio, tendeva ad incattivire ancora di più il viso. In realtà, è una bellissima signora, lavorando in quel modo con la ricostruzione del sopracciglio. Questa è una vera ricostruzione, cioè abbiamo costruito qualcosa che non c'era più. Okay? fatto questo, intervenendo poi appunto. A livello di medicina estetica sicuramente dai una, una rinfrescata al viso che non è indifferente. Ecco qui vediamo questa foto qui. Sì ma è sempre sul lavoro fatto, cioè, questa è una parte quasi finale dottore, del lavoro. da intervenire con, con delle iniezioni quindi per... Sì, come per esempio nel terzo medio supervivere se nella zona della grabella, nella zona della fronte, del contorno occhi, proprio con la tossina botulinica per cercare di appianare, appianare ancora completare. di più quindi l'esito si vede cioè e eh, lo si vede tranquillamente eh, c'è ecco un ritorno, quanto dura la tossina botulinica oppure eh, dura 6, 7, 8 mesi e dopo bisogna ritornare. E bisogna ritornare quindi non è una cosa definitiva non che è può non è spaventare. una cosa definitiva che può spaventare esatto. perché uno torna come prima e se del... si piaceva più prima lo rifà e se invece si, si piace di più come senza la tossina botulinica non lo rifà più che questa è un po' la caratteristica medicina estetica, esatto. che è la cosa forse non... Questa è la caratteristica della medicina estetica vedrà che anche in televisione ci sono delle, eh, delle persone della televisione, attori, attrici, presentatrici, che vorrebbero, lo dicono apertamente, che se potessero tornare indietro... Ah sì, sì, è verissimo, infatti... Non farebbero più, per esempio, le labbra canottone. come sono state fatte al suo tempo quando credo. non c'era una finità e una specializzazione di materiali come adesso in medicina estetica. Fondamentale, infatti, in chiusura. Per similitudine, ecco. devo dire esatto. anch'io, in effetti mi trovo un carico di lavoro non da poco, preferisco sempre lavorare su una tela non lavorata, quindi vergine, ma tante volte purtroppo, se, quasi sempre, lavori di copertura su lavori fatti, magari tantissimi anni fa sbagliati, sbagliati nel pigmento, sbagliati nell'applicazione, sbagliati nella pressione. Per quanto riguarda la macchina, e che quindi sono rimasti veramente permanenti nel tempo, Aia. cosa che noi invece non vogliamo. Ecco, infatti, anche, anche questa è l'altra caratteristica. Altra nota, anche non, la dermopigmentazione non, non è definitiva, sbiadisce con il tempo. Ma cioè, deve essere così. E deve essere così, perché per c'è la possibilità. di fare il, il lavoro, no? chiaro, certo, renderlo più dinamico no? nel tempo, col passare del tempo. Ecco, perfetto. Mm. Una battuta in chiusura siamo in chiusura. Un consiglio da parte del dottore, un consiglio da parte eh, della nostra visagista estetista. Cosa si sente di dire dottore? Andate dal medico estetico e frequentate di più i centri di estetica per diventare sempre più belli e, e, e soprattutto per essere sempre più giovani. Perché oggi è possibile, non dico eh, tor eh, tornare a come quando avevamo vent'anni, ma sicuramente ritardare molto. L'arrivo di quello che è il vedersi della vecchiaia. Certo, senza alterare completamente senza i lineamenti, esatto. esatto, come succede eh, in alcuni casi. Sì, perché l'immagine è importante non solo per il sociale, è importante anche per star bene, sentirsi bene. Che questo è un po' il messaggio fondamentale. Sì. Quindi non trascurarsi, ma cercare di darsi un tono per affrontare meglio anche le eventuali avversità della vita. Grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie come sempre a voi di averci seguito. Noi ci ritroviamo domani il 12.40.